Il Teatro Margherita di Bari lo scorso 13 ottobre ha aperto le sue porte per il decimo anno consecutivo alla World Press Photo, la più importante mostra di fotogiornalismo al mondo, giunta all'edizione numero 66. Ideata e organizzata dall'omonima fondazione, ogni anno vede la partecipazione di migliaia di fotoreporter provenienti dalle più importanti testate editoriali mondiali. La fondazione World Press Photo, nata ad Amsterdam nel 1955, promuove in tutto il mondo il fotogiornalismo di qualità ed è una delle maggiori organizzazioni indipendenti e no profit impegnata nella tutela della libertà di informazione, inchiesta ed espressione. 120 gli scatti vincitori, 3.752 i fotografi di 127 paesi che hanno presentato oltre 60.400 fotografie, valutate da una giuria globale che per questa edizione è stata presieduta dal photo editor del New York Times, Brent Lewis. Foto dell'anno, quella dell'ucraino Eugeni Maloletka, che per Associated Press ha immortalato il momento in cui una donna incinta e ferita viene trasportata in barella fuori dal reparto maternità dell'ospedale di Mariupol dopo l'attacco aereo russo del 9 marzo dello scorso anno. Irina Kalinina morì mezz'ora dopo aver dato alla luce il corpo senza vita di suo figlio. La giuria ha premiato il potere di questa immagine e la storia che c'è dietro, così come le atrocità che mostra. La morte della donna incinta e di suo figlio riassumono gran parte della guerra che l'autore è riuscito a catturare in un'unica foto. Per contribuire ad aumentare il livello di rappresentanza internazionale ed offrire un maggiore equilibrio geografico, quest'anno la Fondazione ha modificato l'impostazione del concorso e lavorato con un sistema che ha permesso di offrire uno sguardo più ampio su tutte le regioni del mondo, per vedere ed ascoltare più voci e storie, diventando così uno specchio che possa riflettere il mondo intero. Il premio Fotostoria dell'anno, che premia una storia con eccellenti editing e sequenze fotografici su un grande evento o una questione di rilevanza giornalistica, è andato al fotografo danese Mads Nissen, già vincitore per ben due volte del World Press Photo. Il suo reportage fotografico, Il prezzo della pace in Afghanistan, realizzato per il giornale danese Politiken, racconta la vita quotidiana della popolazione afghana dopo il ritorno dei talebani, in seguito al ritorno delle forze statunitensi alleate dall'Afghanistan nell'agosto del 2021. Toccante lo scatto che ritrae il quindicenne Khalil Ahmad, mentre mostra la cicatrice dell'operazione che ha subito per vendere un rene. La mancanza di lavoro e la fame hanno portato ad un drammatico aumento del commercio illegale di organi. Alla fotografa armena Anoush Babajayan il premio Long Term Project con Battered Waters, letteralmente acque maltrattate, un progetto sulla gestione idrica in Asia centrale aggravato dalla crisi climatica. Tra i vincitori anche due fotografi italiani, il romano Simone Tramonte, vincitore regionale per l'area geografica dell'Europa per la categoria Long Term Project con l'opera dal titolo Net Zero Transition, e Alessandro Cinque, originario di Orvieto ma stabilitosi in Perù. È stato lui ad aggiudicarsi il premio Story of the Year per l'area geografica del Sud America con il reportage Alpaqueros, Alpaca, realizzato con il supporto del National Geographic e del Pulitz Center. La mostra, organizzata e allestita dall'agenzia CIME con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Bari, resterà aperta nel capoluogo pugliese fino a domenica 10 dicembre.